una figura molto importante, un nostro alunno, okay, che si chiama Giacomo. Io intanto metto la mascherina perché saremo vicini, quindi non possiamo stare così vicini. Ecco, adesso Giacomo, ti prego di entrare a fianco a me, prego. Allora, Giacomo frequenta... Giacomo, che classe frequenti? Frequento la terza accoglienza turistica. Bene. Come ti trovi in questa scuola? Due parole sulla tua vita in questa scuola, insomma, come va? Bene, l'ho scelta inizialmente per intraprendere il percorso di diventare direttore dell'albergo e tuttora sto studiando appunto in una classe numerosa, ma così sarebbe accogliente e bella, e per questo ho scelto questa scuola. Bene, allora Giacomo ci parlerà, cioè inaugurerà la serata parlandoci dei fritti, o meglio, dei dolci carnevaleschi del Piceno e delle Marche. Che ci dici, Giacomo? Prego. Allora, inizialmente partiamo dalla festa del carnevale. Il carnevale è una festa che aspettiamo tutti dall'inizio dell'anno, sia giovani che anziani, per divertirsi, ma non solo per divertirci, ma anche per vivere tutte le tradizioni, carri, sfilate, maschere, ma soprattutto per godere anche di buon cibo, di dolci. E dolci tipici, perché ogni regione dell'Italia li produce in questa grande festa. Dolci come per esempio delle Marche tipici sono le castagnole e le frappe, chiamate anche qui sfrappe. Castagnole che è un dolce di varie dimensioni, infatti se si parla di Ascoli Piceno riconosciamo le castagnole in piccole palline di pasta che vengono poi successivamente fritte, ma la cosa principale che non cambia mai è la copertura esterna di miele e a cui viene fatto attaccare tutto lo zucchero. Ma come per esempio un altro dolce sono le sfrappe, che a queste risalgono alle tradizioni di la produzione di queste sfrappe risale dal periodo dell'antica Roma, in cui venivano fritte proprio delle frittelle all'interno di strutto, dello strutto, e per questo motivo anche viene riconosciuta anche il termine sfrappe di la fractilla, che era proprio un tipo di dolce tipico del romano. Oltre a questo riconosciamo come per esempio gli scroccafusi, che non sono altro che dei dolci simili alle castagnole ma non uguali, perché questi, a differenza delle castagnole, vengono intinte all'interno dell'alchems, prima vengono lessate, poi fritte e poi intinte nell'alchems, per poi essere ricoperte di zucchero. E per non mancare anche i ravioli di castagne, dolci buonissimi, che a differenza di tutti i dolci descritti precedentemente non hanno bisogno di una quantità precisa di di ingredienti che servono per prepararli. Bravo Giacomo, io però ti volevo chiedere una cosa: se io un altro anno volessi venire qui nelle Marche per un carnevale e magari potessi scegliere, quali possibilità avrei di vedere qualche carnevale storico? Beh, allora, nella zona del Piceno ci sono quattro carnevali tipici: quello di Ascoli Piceno, di Offida, di Castignano e di Pozzo Unito. Quindi, prego. Carnevali tutti fantastici, ognuno ha infatti le proprie tradizioni e le proprie culture. Io penso che Giacomo abbia chiaramente illustrato le potenzialità del nostro territorio, soprattutto perché di questi quattro carnevali forse noi locali conosciamo molto bene Offida per il Bove Finto, conosciamo Ascoli Piceno per la sua piazza e le tipicità carnevalesche, nel senso di barzelletti in gruppetti. Abbiamo imparato a conoscere Castignano, noi come scuola, anche partecipando a un evento, ma pochi conoscono Pozzo Unito. Pozzo Unito sono due paesini vicino ad Acquasanta e non ricordo il giorno, per fortuna quest'anno non si fa, il prossimo anno andiamoci tutti perché è la festa degli Zanni, hanno delle parrucche coloratissime, spettacolari. Bene, però abbiamo parlato tanto, siccome la nostra è soltanto un'introduzione, io guarderei intanto verso il professor De Mola. Professore, ci possiamo trasferirci da voi? Buonasera a tutti. Bene. Benvenuti anche in questa serata. Questa serata è dedicata ai fritti e abbiamo scelto tre preparazioni che variano un pochettino dal dolce al salato. Quindi, come prima preparazione, stiamo vedendo le mie due collaboratrici che preparano dei gamberoni con passati in tempura e pasta cataifi. Questi poi verranno
e serviti con una salsa tairaki marchigiana, fatta, poi vi spiegherò come si prepara. Vi faccio vedere un attimo come si preparano questi gamberoni. Bisogna sgusciarli e togliere il midollino, il budellino, con l'aiuto di un coltello. Oppure si può anche utilizzare lo stecchino. Fatto questo, ecco qui, li dobbiamo condire con sale, pepe e buccia di limone. La buccia di limone l'ho lavorata, l'ho grattugiata con questo attrezzo. Dopodiché si infilano su uno spiedino. Quindi questo è sempre l'insaporire. Ora le signore stanno passando con la tempura e la pasta che è. La tempura l'abbiamo preparata con acqua ghiacciata, frizzante, un cubetto di ghiaccio, sale, pepe. Poi abbiamo aggiunto fecola e farina di 00 fino a quando otteniamo la densità desiderata. L'effetto della tempura in cottura è che rimane friabile. In questo caso ci serve per far attaccare la pasta cacahuète al gambero. Ecco, questo è l'ultimo. Così le signore continuano a lavorare. Perfetto. Adesso la prossima preparazione è la frittellina di baccalà. In questo caso ho qui preparato un pezzo di baccalà ammollato, dissalato, con una brunolasa, sarebbe a dire cubetti di senape, carote, cipolla, olio, uno spicchio d'aglio, rosmarino, e questo deve essere cotto al vapore per circa 10-15 minuti, dipende dalla grandezza. Dopodiché, prego Roberto, il forno. Dopo che si è cotto al vapore, bisogna togliere e separare le verdure, il baccalà che verrà sminuzzato e il liquido di cottura che abbiamo qui a fianco. Dopodiché bisogna preparare una pastella. Io ho preparato una pastella con un po' di acqua di cottura del baccalà, latte, uova, lievito di birra, senza sale perché dopo regoliamo la densità del sapore diciamo, l'aggiunta del baccalà e delle verdure. Quindi come funziona la pastella? Questa è già lievitata, è stata più di mezz'ora, ci aggiungo le verdure, ci metto il baccalà sminuzzato, prezzemolo tritato per dare colore e ci metto un goccio di olio dell'aglio macerato. E quindi impastiamo. In questo momento noi stiamo in un certo senso rompendo la lievitazione della pastella, quindi appena finito questa operazione lasciamo riposare per un po' e poi passiamo alla frittura. Quindi quando inizieremo a friggere, friggeremo contemporaneamente. Ecco, questa è pronta. Ha un bel colore. Vogliamo anche arricchire un po' il verde con dell'olio che stiamo tritando, quindi dà un effetto cromatico ulteriore. Ecco qui. Non so se si riesce a vedere. Bene, questo lasciamo riposare. Ora prepariamo le zeppole. Le zeppole è un impasto tipo pasta choux, quindi mettiamo a bollire l'acqua, burro e un pizzico di sale. Quindi facciamo sciogliere per bene, dopodiché ci aggiungeremo la farina. Diciamo signore? Abbiamo la signora Elenia, la signora Alba, brave collaboratrici, vi ho proposto per qualche esperienza estiva.
però ho detto che sono più impegnate. Spiegami un attimo le cose della pasta greca. Quando dovesse mancare a casa, io sono riuscito a farlo prendendo la pasta a filo e tagliando il più sottile possibile. Comunque una pasta fatta con farina e acqua, viene fatta, tagliata, viene stesa a fogli sottili, poi tagliata molto fine come se fosse dei macchi di giro di campione, dopodiché viene avvolta nella matassa e congelata. Ecco qui, stiamo facendo l'impasto per le zeppole, quindi è come se fosse una pasta choux fritta, che poi verrà farcita con della crema pasticcera, decorata con un fiocco di crema pasticcera e una farina sciroppata. È importante quando si prepara la pasta choux che l'acqua, burro e sale siano completamente il burro sciolto e l'acqua in ebollizione, altrimenti si scombinerà durante la cottura e quindi si separerà la parte grassa dalla parte acquosa. Quindi la signora Lumini, possiamo pulire tutto, adesso via. Anzi no, questo lasciamo tutto servire, per dopo facciamo qualche esperimento, c'è tempo. Allora, ecco qua, bolle, quindi butto tutto in un colpo la farina. E giro con la frusta finché ci riesco, dopodiché tolgo la frusta, abbasso il fuoco. Iniziamo a far raffreddare delicatamente e girare piano piano l'impasto. Poi si aggiungono le uova, in questo caso sono 10 uova. Le 10 uova noi le metteremo in un bricchetto e le aggiungeremo all'impasto gradatamente, una per volta. Prima di aggiungere le uova si deve far raggiungere l'impasto a circa 60 gradi, altrimenti rischiamo di far cuocere le uova. Quando l'impasto è pronto, lo dobbiamo distribuire su dei foglietti di carta, lo dobbiamo distribuire su dei foglietti di carta da forno e proseguire con la parte. Eccoli qua. Naturalmente dobbiamo spremere qui con un sacco a posto una bocchetta di grappa. L'olio già in ebollizione, così tra un po' passiamo la parola al collega di sala. Beh. Ecco, vi posso... ci mancano 6-7 minuti, ok? Bene. Siamo? Benissimo. Adesso il professore ci dice quando... No. Bene, grazie professore, è sempre un piacere osservare il professor De Mola con le sue preparazioni che ci propone, veramente interessanti. Giacomo, tu cucini a casa quelle cose? No. No, non le mangi però. Sì, sì. Bene, se i nostri alunni di cucina hanno questo grande vantaggio di avere dei colleghi fantastici. Invece tu che cosa studi nel tuo, brevemente, Giacomo, nel tuo certo. corso? Allora, innanzitutto non solo studio le prenotazioni, le fasi prima e dopo del check-in,
il conto, l'accoglienza del cliente, sono tutte fasi fondamentali all'interno appunto del mio settore, ma soprattutto anche le lingue, che sono fondamentali non solo appunto per imparare anche a discutere con il cliente nel caso ci sono problemi e così via per quanto riguarda sia le prenotazioni, ma anche altre cose riguardanti l'albergo. Molto bene Giacomo, per adesso è il momento, è uno dei momenti top con il professore De Mola. Abbiamo il professor Francesco Felix, il nostro grande sommelier, che stavo quasi per dire, Francesco adesso mi guarderà male, azzarderà un Come? abbinamento. No, No, in vieni qua un realtà attimo Francesco, vieni qua online, dai, vediamo. perché di solito Se sono dopo, online. dopo vai là, dai, non ti preoccupare. Sì, Allora, io no, ti stavo inter... dicendo, professore, Sì. tu azzarderai un abbinamento con alcune grandi birre del territorio. Sì, Ho allora, sbagliato, dimmi no, tu, chiaramente. non è sbagliato assolutamente. La cosa che può sembrare strana è che ci abbiamo un appuntamento con i fritti dedicato alla birra. Questo poteva lasciare qualche perplessità. Ma in realtà oggi il consumo di birra in Italia è pari a quello del vino. Per cui è una bevanda alcolica che merita, a dispetto di quello che accadeva qualche anno fa, la nostra massima attenzione. Perfetto. Oltretutto, la nascita, la crescita, lo sviluppo dei birrifici industriali, scusatemi, c'è il Covid, un disastro. Sta creando occupazione, posti di lavoro e imprenditoria. No? Naturalmente, degustare la birra per me è stato un percorso nuovo, alternativo, che ho curato negli ultimi 2 o 3 anni, perché abituati col vino si passa un'altra bevanda, la birra la conosciamo tutti, ma i parametri della degustazione sono uguali per tutti quanti i prodotti alimentari, però qui ci sono sfumature leggermente diverse, che poi stasera andremo a valutare e a valorizzare. Innanzitutto però va fatta una distinzione, perché sentiamo parlare spessissimo, no, di birra artigianale, la birra artigianale e la birra artigianale. Tra la birra artigianale e la birra industriale c'è una differenza enorme. L'industria naturalmente domina la maggioranza del mercato. Il tema legato al birrificio artigianale invece è stato regolamentato solamente negli ultimi anni dalla Comunità Europea, visto il grande sviluppo che c'era stato. Qual è la differenza? Per esempio, un limite importante nella produzione di birra: un birrificio artigianale non può superare i 200.000 ettolitri all'anno. Una birra artigianale non può essere assolutamente filtrata, non può essere assolutamente pastorizzata, quindi va bevuta nel giro di 1, 2, 3 mesi dalla produzione, poi dipende tantissimo dallo stile birraio che prendiamo in considerazione. Quella che abbiamo scelto stasera è un birrificio San Benedettese, meno amara, ed è un birrificio che è nato nel 2015 ad opera, di due fratelli che si sono impegnati per far sì che questa birra artigianale fosse fortemente caratterizzata, in particolar modo. C'è qualche problema? No, c'è l'interferenza del professore con la sua cucina. De Mola, per cortesia, hai parlato tu, non ti ha disturbato nessuno. Adesso parlo io, se riesci magari, cioè, io non posso dedicare tutte le sere, qua ci vedo più, De Mola, Tutto là. che hanno cercato di caratterizzare fortemente. Soprattutto nell'immagine, possiamo scorrere con le slide per cortesia? Che ne dice, professore, se si sposta Sì, mi sposto giù mentre il perché, professore si sposta nella sua siccome postazione sono un doc? grossissimo lavoratore, Ok, vedete, allora lascio la parola al professore. ho preparato anche scusaci, possiamo, grazie. Possiamo Non mi passare devi riprendere, mi devi sotto mandare un'altra fuori, possiamo slide dare, ecco, se mi metti. perfetto, la Sì, parola se mi metti in al parallelo tavolo di però. degustazione in fondo. Sì, vabbè, loro però devono vedere perché ora facciamo anche il servizio della birra. Scusate, però non è tutto così. Mi vedono loro? Allora vai avanti con la prossima slide. Eccola qua, questo è il marchio meno amara, come vi dicevo, Alessio Fabrizio.
che sono fratelli, e Walter invece il terzo socio. Loro hanno cercato di identificare il marchio Menamara con la tradizione marinara sanbenedettese. Infatti anche le etichette, i marchi che vedremo, sono tutti quanti riconducibili al mondo della marineria. Così mi vedete meglio? Bellissimo, grazie cara. Storia vecchia. Per cui loro stanno lavorando benissimo. Abbiamo scelto questo birrificio per due motivi. Il primo, perché fanno birre di altissima qualità. Hanno cambiato diversi mastri birrai, io li conosco personalmente, persone che hanno grande passione, grande entusiasmo. E in più perché è un prodotto locale, quindi stiamo a San Benedetto, è giusto valorizzare. Una cosa a cui tengo in particolar modo è che tra birra industriale e birra artigianale, nell'immaginario collettivo la birra artigianale è quella che rappresenta un po' il culto, un must, no? Però ci sono birre industriali che sono buonissime, come ci sono birre artigianali buonissime, altre che invece lasciano il tempo che trovano. Allora noi cercheremo stasera di capirne maggiormente quella che è la qualità. Abbiamo in degustazione 4 birre per 3 piatti, no? Inizieremo dalla prima, possiamo andare avanti con le slide? Eccola qua. Questa prima birra che abbiamo in degustazione, questa prima birra che abbiamo in degustazione è una Blonde Ale. L'etichetta, non so se la vedete bene, è molto bella, raffigura il marinaio con la classica Benny, con la classica classico copricapo, la maglietta a righe. Oh, Blonde Ale, perché c'è scritto Blonde Ale? Che cos'è Blonde Ale? In realtà è lo stile birraio, le birre non sono tutte quante uguali. Gli stili birrai riconosciuti a livello internazionale da una commissione super esperta sono circa 128. Per cui quando diciamo il termine birra entriamo in un mondo particolarmente complesso. Quella che abbiamo qui di fronte stasera è uno stile birraio anglo-americano. Il regista mi dice che devo guardare in camera. Quale camera? Quella da letto? Ah, la telecamera. Ok. Però non ce la faccio, bene, perché è una birra, una Blonde Ale, dicevamo, anglo-americana, è una birra artigianale ad alta fermentazione. Perché per esempio le birre industriali le possiamo avere ad alta fermentazione, le possiamo avere a bassa fermentazione, le possiamo avere anche a fermentazione spontanea in alcuni casi, ma qui entriamo in un mondo piuttosto complicato e complesso. Alta fermentazione invece è una prerogativa dei birrifici artigianali, perché la bassa fermentazione significa che cosa? Che la temperatura di fermentazione, quindi della trasformazione del maltosio e del destrosio, di saccaridi fermentiscibili ad opera dei lieviti, avviene ad una temperatura più bassa. Qui invece questo processo di fermentazione avviene ad una temperatura più alta. Che cosa cambiano? Diverse cose, cambiano soprattutto le strutture e le complessità olfattive. Ale sta ad identificare solo ed esclusivamente birre ad alta fermentazione che riguardano maggiormente e principalmente quella che è la tradizione inglese. Un'altra cosa importante che voi potete tranquillamente vedere sulla slide è, abbiamo due sigle, IBU e BC. Spesso le troviamo in etichetta, spesso quando acquistiamo la birra ci dobbiamo rendere conto che le due sigle ci danno delle indicazioni ben precise. La prima, per esempio, è relativa al grado di amaro, perché la birra naturalmente una componente amara ce l'ha quasi sempre, ma qui entreremmo in un altro mondo piuttosto complicato e non abbiamo il tempo.
perché c'è il luppolo che ha la funzione principale di essere un conservante della birra, un conservante naturale, e contribuisce alla componente amare e amaricante della birra. Poi se iniziamo a parlare di luppoli, da dove arrivano, come vengono allevati, e subentra il fattore dell'amaro, il fattore dell'aromaticità, la birra è un altro mondo complesso, io ho un po' di anni che gli sto dietro e ancora oggi mi faccio tante domande per cercare di capire. E poi c'è l'EBC. L'EBC invece riguarda che cosa? Riguarda il colore della birra, perché il colore della birra è direttamente proporzionale al grado di tostatura dell'orzo maltato, perché una birra è bionda, una birra è ambrata, una è rossa, l'altra è bruna o addirittura nera. Qual è il motivo? Il motivo dipende dal grado di tostatura dell'orzo. Naturalmente maggiore la tostatura dell'orzo, diversa sarà che cosa? Sarà la struttura olfattiva e anche il gusto. Io quando parlo di tostatura immagino sempre un biscotto che metto dentro al forno. Dopo un quarto d'ora sarà ancora biondo. Se lo assaggio mi darà dei precisi stimoli a livello organolettico. Se ce lo lascio per altri 20 minuti cambia il colore e naturalmente cambia anche il gusto. Questo è quello che succede. Ma adesso direi che dobbiamo iniziare a parlare anche delle temperature. Il concetto di birra fredda, oh, fammi una birra fredda, però deve essere fredda, lascia un po' il tempo che trova, perché in base allo stile birraio possiamo tranquillamente avere diverse temperature. Per esempio nel caso della Blonde Ale, la temperatura non è dei 3 gradi, 4 gradi, no? Che è la temperatura che noi normalmente con cui normalmente noi approcciamo una birra, soprattutto d'estate, perché il freddo inibisce la formazione della schiuma, ma soprattutto non ci dà la possibilità di percepirne quella che è la complessità olfattiva, e questo è un grosso svantaggio. Poi la dobbiamo mettere in bocca, il freddo ci inibisce anche la funzionalità del cavo orale, inibisce l'attività delle papille gustative, quindi un prodotto che è servito alla giusta temperatura da 0 a 10 ci può dare una soddisfazione 10, nel caso in cui noi sbagliamo la temperatura di servizio, quella soddisfazione potrebbe abbassarsi di gran lunga. Aspetto importante è anche il servizio. Come va versata la birra all'interno del bicchiere? Noi dobbiamo pensare che questa birra è da un po' che sta all'interno di questa bottiglia, magari si è fatta pure un po' di frigorifero. E noi, lo scopo del servizio qual è? Quello di esaltarne il carattere. E allora che facciamo? L'andiamo ad aprire con il nostro bel cavatappi. Ok. I bicchieri per la birra sono tanti e diversi. Noi adesso sarebbe impossibile identificarli tutti. Qui ci vorrebbe un bel bicchiere cilindrico. Non ce l'abbiamo, ma non è assolutamente un problema, perché siamo dei degustatori e quindi adattiamo la nostra capacità degustativa in contesti e in contenitori diversi. Mi tolgo la mascherina. Siamo tutti a distanza? Perfetto. Bicchiere inclinato a 45 gradi. Si vede bene? Il microfono? Il microfono, la mia voce. Bicchiere inclinato a 45 gradi, bottiglia inclinata a 45 gradi, inizio a versare. A questo punto raddrizzo il bicchiere, favorisco la formazione della schiuma. Questa schiuma, che in questo caso nell'Amber Ale, nella Blonde Ale, è molto, molto compatta, per me è importante osservarla perché mi dà delle indicazioni precise all'esame visivo su quella che è la qualità della birra, come è stata prodotta questa birra, se è stata prodotta bene o è stata prodotta male. Qui mi sembra. Andiamo avanti con la scheda, Cinzia. E adesso proseguiamo con la degustazione. Ok, io mi sono permesso di tirare giù una scheda. Esame visivo, esame olfattivo, esame
gusto olfattivo. La prima cosa che andiamo a valutare, naturalmente, è il colore della schiuma. La schiuma per una blonde ale deve essere una schiuma chiara, estremamente compatta, prova, e soprattutto persistente. Mi sembra che siamo tutti d'accordo che questa schiuma è veramente, veramente straordinaria, c'ha il suo colore, c'ha una grossa compattezza e c'ha una lunghissima persistenza. Oltretutto, guardandola dall'alto, non si notano le bolle grosse che normalmente sono presenti nelle birre, diciamo così, non di altissimo livello, che non hanno avuto questa grande cura, con dei processi di rifermentazione fatti magari anche a temperature un po' troppo alte. Seconda cosa, andiamo a vedere il colore della birra. In questo caso ci abbiamo un giallo dorato particolarmente luminoso e vivace, in linea con quella che deve essere la colorazione di una birra con questo stile birraio. Non è perfettamente limpida, ma nelle birre artigianali è normale, perché queste birre non possono e non devono subire filtrazione. A questo punto passiamo all'esame olfattivo. Misuriamo prima l'intensità, poi la complessità e infine, se riusciamo, facciamo una breve descrizione. Breve olfazione di 2 secondi. Ok, la birra è molto intensa, la dominante olfattiva è chiara, è in bella evidenza quest'orzo maltato. La birra è anche complessa, c'è una bella nota di caramello dovuta alla tostatura dell'orzo e degli zuccheri, naturalmente. Questa nota agrumata, fruttata. Sto finale vegetale di luppolo che arriva bello, pieno, ricco, che va a caratterizzare appunto questa birra. Che faccio? Vado avanti io? Beh, bene. A questo punto la possiamo mettere in bocca. Questo microfono però. Mi dovete qua? Perché qua? No, aspetta. Finisco qua con la scheda. È una birra secca. Una cosa estremamente importante da valutare quando noi mettiamo la nostra birra in bocca, andare a valutare il livello di carbonazione, ovvero l'anidride carbonica. Spesso e volentieri l'ingresso dell'anidride carbonica in bocca è piuttosto duro, io oserei dire a tratti anche sgradevole. In questo caso qua invece abbiamo una birra che è entrata benissimo, ha dimostrato grande intensità, grande persistenza, ma soprattutto una bollicina sottile, risultato di un'attenta fermentazione e di un'attentissima rifermentazione. È una birra di grande equilibrio, chiude benissimo, i rimandi luppolati di caramello. Voi ce l'avete una birra come questa a casa o no? Ce l'hanno i nostri ospiti la birra? Chi ce l'ha? Beh, la Ulpiani non ci avevo dubbi. Sentiamo che dice l'Ulpiani dell'analisi che ho fatto. Eccomi. Allora, Ulpiani, professore, un'ottima analisi, tanto che avevo posto una domanda che volevo farle. Quindi non ha niente del processo di fermentazione di una Weiss. Ah,
Qua è più tecnici che... Mi senti? Giovanni, è pronto il gamberone? Silvia. Sì, benissimo, Silvia. Del processo di fermentazione? No, 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 assolutamente, assolutamente. Questa qui è una blonde ale, d'accordo? La Weiss, che poi Weiss o Weizen è tipico delle birre tedesche di grano turco. 60% di grano. Non maltato, maltato non maltato è 40% di orzo. In realtà questa con la Weiss non ha nulla a che vedere. La cosa che può confondere è il termine blonde, ma in realtà qua blonde sta per biondo. Diverso invece se io mi approcciassi. A questa birra qua che fanno pure loro. Questa qui, la vedi? La vedi? Questa qui è una Blanche, Weiss, Weizen tedesche. La Blanche invece è belga. Quale? Questa è diversa. Questa è una birra completamente diversa perché qui. La materia prima è il grano, è il frumento, non è l'orzo. Per cui cambiando la materia prima cambia anche il carattere organolettico, il colore. Qui abbiamo belle note agrumate, speziate, è una birra più fresca, con acidità diversa rispetto a questa. Questa la Lancetta è una birra ricca, piena, con un corpo direi anche importante, no? Questa no, questa è di pronta beva, molto più dissetante. Se vuoi ce la degustiamo al volo intanto che friggono. Ce l'hai lì? È pronto, Giovanni? Ma non è pronto il gamberone? È mezz'ora che ti ho detto lo gamberone. Friggi? Frigge. Allora, adesso che facciamo? Poi dopo ce l'assaggiamo, Silvia, eh? Adesso friggiamo il gamberone e tentiamo un abbinamento che potrebbe risultare. La finalità dell'abbinamento qual è? Quello di esaltare sia il carattere del piatto sia il carattere della birra. Qui il gamberone naturalmente. Madonna, sono un pessimo attore, il regista mi scaccia da tutte le parti, un disastro. Adesso devo andare di qua, ma perché non viene a dormire la sera? Che già è tardi, eh? No, l'abbinamento lo facciamo adesso. Mo' mi porto il gamberone, che c'ho pure fame. Mi mangio il gamberone, ci abbino la birra e faccio le mie considerazioni sul gamberone, sull'abbinamento cibo-birra. Perché sono un po' troppo logos? Mi sto allungando un po' troppo? Eh? No, ditemi voi, io posso anche abbreviare il tutto. Io il lavoro mio lo sapete qual è, no? Il lavoro mio è mangio e bevo, cioè non è che faccio il fisico nucleare. Sì, no, mi impegno. Preparare 10 minuti, 6 ore davanti al computer oggi. È da stamattina che sto. Vincenzo, purtroppo, per fortuna. Io partecipo volentieri a questi eventi perché per me sono motivi, è uno stimolo importante, cioè tu tante cose le sai, perché le sai, è una vita che ci traffichi, capito? Però nel momento in cui devi relazionare, devi avere una preparazione che ti permette di essere chiaro e conciso. E questo presuppone un processo di rielaborazione piuttosto importante. No, ci mancherebbe altro. Quindi stavo dicendo che il. Quando si mangia niente la sera, un macello.
che il gamberone, no? È un crostaceo ed è, c'è una componente aromatica piuttosto importante. Per cui ci abbiamo bisogno di una birra che abbia il suo corpo, che abbia la sua struttura. Se poi ci aggiungiamo il processo di frittura, questa pasta, come si chiama, Giovanni? Tic tac, come si chiama? Mi metti quell'altra slide per cortesia, dove sta il piano? Come si chiama? Sì, vabbè, una volta si chiama, vabbè. Per cui aumentiamo la croccantezza, aumentiamo un po' di untuosità, ma aumentiamo anche la persistenza, no? Io sono stato in dubbio fino all'ultimo minuto, dico, che ci metto con questo piatto? Perché questo abbinamento io non è che ho avuto l'opportunità o la possibilità di prepararlo prima, mi sono obbligatoriamente dovuto fidare di quelle, di quella che è la mia esperienza, sperando di aver ottenuto un buon risultato. Siccome qualcuno di voi questa birra ce l'ha, questo gamberone a casa ce l'ha, faremo questa prova insieme e vedremo se la mia esperienza, il mio intuito mi ha dato più o meno ragione. Giovanni, è pronto? Però a rimetterla sotto al naso sta birra, Silvia, tu che ce l'hai, sta blonde, inizia a tirar fuori, si è alzata un po' la temperatura, inizia a fuori, tirar fuori anche delle belle note agrumate. Una buccia d'arancio. Che? Ma che fa? Mo' parla pure. Vabbè, sono... Arancio biondo del Piceno, sì. Tradizionale, fatta con salsa di soia, zucchero, quindi tairaki, una salsa tradizionale giapponese fatta con salsa di soia, sake, zucchero e amido, quindi maizena. E qui ho fatto invece la versione marchigiana, Francesco. Ci ho messo, bella, bella, bravo. Al posto del sake ci ho messo il vino cotto, vabbè. Aceto di lampone, vino cotto, acciughina, pomodoro e cipolla, fatto cuocere, sì. E legato poi con la maizena. Quindi ci mancano pollo arrosto e ci si... Quelle che vedi, se stai zitto per favore, quelle che vedi con col prezzemolo e quella marchigiana. Quella col prezzemolo e marchigiana? Sì, questa con le foglioni di prezzemolo. Va bene. Prego. Ok, questa però la possiamo portare pure a tavola. Le vediamo? Le vedono? Via Cinzia. Cinzia. Ok. Posso passare alla degustazione? Che lavoraccio. Questo è il lavoro duro. Ma... Giovanni, scusi. Quella col prezzemolo e quella marchigiana, quell'altra è quella tradizionale? Sì. Fatta col sake? Sì. Allora, questo come si approccia? Si approccia che prendo lo spiedino, giusto? Si intinge poco poco oppure con un cucchiaino. Quale mi consigli di assaggiare prima? Io penso, ti consiglio quella originale perché è più leggera. Meno, è più leggera. È meno, diciamo, imponente. Ok. Un attimo che prendo un tovagliolo perché io notoriamente mi sbrodolo. E non fa niente, dai, tanto. Il piatto è buono, è piacevole, è molto croccante, l'aromaticità del gambero si sente tutta, la salsa è decisamente, decisamente sapida, speriamo che la morbidezza di questa birra riesca a...
Ma io direi che la fortuna aiuta gli audaci. Grazie. Questo fritto con questa birra in realtà è un abbinamento estremamente piacevole. Io spero solamente che qualcun altro riesca a condividere con me questa straordinaria esperienza sensoriale. A chiacchiere faccio paura. Provo quest'altra. C'è una grandissima aromaticità, c'è una bellissima sapidità, una bella tendenza dolce. L'untuosità è leggera. Se c'è una cosa che... Poi la salsa naturalmente condiziona il tutto. La salsa, sì. La frittura è stata perfetta. Allora, io adesso devo fare delle considerazioni importanti. Nel secondo caso, la salsa marchigiana, io la trovo più affine al mio gusto. Nel senso che sento di più il gamberone, l'intensità e la persistenza, nonché la sapidità della salsa incide meno rispetto alla salsa tradizionale. Per cui la sento più vicina a me, a quello che sono maggiormente abituato ad assaggiare. Ma, può sembrare una cosa, se io vado a fare delle considerazioni sull'abbinamento, la sapidità della prima salsa, più caratterizzata dallo stile orientale, mi permette di abbinare meglio questa birra, perché la prima salsa è più sapida, è più intensa, è più persistente nel gusto. Salve, buonasera. Per cui si contrappone in modo efficace a quella che è la birra, e la birra crea, entrambi insieme creano grande equilibrio, grandissimo equilibrio gustativo. Come? Quella più scura è quella marchigiana. Quella più scura, quella marchigiana, è buonissima. È buonissima. Però a sto punto quasi io con la seconda. Ci abbiamo tempo per degustare. Per degustare la Blanche, Giovanni? Vuoi fare una prova? Sì. Sì? Allora, se ci avete una Blanche, questa abbiamo detto, frumento, mi vai sull'ultima scheda? Questa è frumento e orzo maltato, Stile belga. Se avessi trovato scritto Weiss o Weizen, sopra, vai sopra, quella lì prima, poi vediamo la scheda, sì. Se avessi trovato scritto Weiss o Weizenbier, allora il discorso sarebbe stato diverso, perché caratterizzata da una zona diversa di produzione. Belgio, anche qui, l'immagine si vede per il servizio, Ercole? Io. Loro non sono potuti venire e mi hanno detto vabbè, parla tu della nostra birra. Io normalmente sono un buon mercenario, però qui devo essere oggettivo. La qualità della schiuma, la persistenza della schiuma è veramente veramente straordinaria. La birra è leggermente torbida, però è di un giallo paglierino, tipico di questo tipo di birra, di un giallo paglierino, molto vivo, molto vivace. Si riesce a intravedere
anche la bollicina e mi sembra che ci siamo veramente. Sì, bene, io sono abituato al cinema dove ho 3-4 telecamere, mi muovo, mi seguono. Voi qua con la telecameretta, che dobbiamo fare? Io, è vero che sto in down, però... Benissimo. Schiuma compatta, di buona persistenza. La mettiamo sotto al naso, breve olfazione. Qui è tutto più fresco, completamente diverso, la nota agrumata, si sente sta buccia di pompelmo, note speziate, anche un tostato di pane appena fatto. La lupporatura è leggera, però estremamente gradevole e piacevole, sta nota vegetale è importante. La metto in bocca. Anche l'ingresso. L'ingresso è estremamente piacevole, birra di grande equilibrio, l'amaro c'è ma non è di grandissima importanza, infatti ci abbiamo un ibu che è più basso rispetto a quella, la birra che abbiamo assaggiato prima, estremamente piacevole, fresca, un grado alcolico non straordinario, ma la cosa che volevo assaggiare era questa birra con l'altra parte di salsa marchigiana, perché qui abbiamo una struttura della birra che è leggermente inferiore rispetto alla Blonde Ale. Certo che la fisiologia del gusto è una cosa strana, veramente. La studiano da anni. Cioè due birre completamente diverse nello stile, con un piatto che tutto sommato potrebbe sembrare simile, però vengono accompagnate da due salse diverse. Nel secondo caso, con la blanche, l'abbinamento con la salsa, diciamo così, marchigiana, io lo trovo di altissima qualità. Ma mo voglio provare pure questa. Che ci sta, latte? Ha sentito l'odore del pesce. Ha apprezzato l'abbinamento. No, non, nel secondo caso non ci siamo. Manca la voce. Quindi, sul gamberone, con la salsa marchigiana, abbiamo un grandissimo abbinamento con una Blonde Ale. No, scusate, con la salsa tradizionale abbiamo un grandissimo abbinamento con la Blonde Ale. Nell'altro caso invece con la salsa marchigiana si rende necessaria una blanche. Eccole qua. Ok. Io direi che per il momento basta, adesso continuiamo con la preparazione di cucina. Sì. Poi se mi pagate... Possiamo far vedere il procedimento? Continua. Giovanni, temperatura di servizio deve essere quella giusta, Giovanni, perché se no diventa complicato. Mi controllo bene, se spero bene, il tecnico del suono. Possiamo andare, professore? Bene, allora
Ringraziamo il professor Felix, sempre molto esaustivo, preciso, e tra un po' ripasseremo la linea al professor De Bola, perché abbiamo visto, vero Giacomo, un vassoio di zeppole bellissimo, straordinario, ve lo dico subito. Che cos'è la zeppola, Giacomo? Hai avuto modo di vedere qualche cosa? Sì, allora, la zeppola è un dolce puramente di tradizione napoletana. È un dolce particolare perché ha tre sapori diversi che sono in contrasto di loro allo stesso tempo in armonia. Infatti c'è la pasta bignè che ha un sapore neutro, che è la base e anche garantisce la forma di questo, tipica di questo dolce, che ha una forma circolare di una ciambella con al centro un buco che viene di solito farcito con della crema pasticcera, che ha un sapore invece dolce, e viene alla fine per finire con una ciliegia o con una amarena che si mette sulla sommità di questo dolce e a che viene passata con lo spirito, e quindi per questo motivo anche ha una nota aspra, quindi ci sono tre sapori diversi: dolce, aspro e neutro. E oltre a questo la leggenda della nascita di queste zeppole ne sono tante, però due sono le principali, o si ricollega come per esempio la nascita di questa zeppola di San Giuseppe alla fuga della Sacra Famiglia dall'Egitto, e quindi quando appunto Giuseppe, oltre a fare il falegname tra virgolette, faceva anche il venditore, il produttore di queste frittelle per dare sostentamento sia a Maria che a Gesù, oppure ecco perché prenderebbe anche il nome di Zeppo di San Giuseppe. Altrimenti anche un'altra leggenda risale persino all'antica Roma, quando appunto i romani, per festeggiare come per esempio la giornata della liberalia veniva chiamata, per in onore sia di Bacco che di Silena, che erano due divinità romane, facevano dei banchetti ricchi dove si mangiava, si festeggiava e così via, più si vendevano queste frittelle che venivano cotte all'interno del grasso di maiale. E ecco perché prende anche il nome di zeppole, perché il termine zeppola deriva da, possiamo dire, ci sono due nomi che derivano dalle zeppole: o cippus, che è un fermo, ecco, che veniva chiamato così a Napoli appunto, che serviva per correggere come per esempio i difetti dei mobili, oppure oltre a questo c'era come per esempio anche un altro termine, cioè serpula, ecco perché zeppola, che serviva, che appunto significa serpente, ecco perché la forma circolare che sembra appunto un serpente che si avvolge su se stesso. Per quanto riguarda invece appunto le prime produttrici di questo dolce furono nel 1700 le suore. Ancora non si sa chi sono state le prime a introdurle, però sappiamo di per certo che dal 1700 le più brave tra virgolette erano le suore a prepararle, le vendevano anche il resto di tutta Italia. Però è una tradizione puramente napoletana, anche se tuttora ci sono, che noi abbiamo importato, sì, Italia, e che infatti vai. Tuttora ci sono varie varianti di questa ricetta, di questo dolce. Infatti sono versioni anche più alleggerite che variano di regione a regione, ma comunque la struttura e la bellezza di questo dolce rimane sempre la stessa. Grazie Giacomo, ci hai detto tante belle notizie, bravo 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 veramente. Le leggende sono cose molto che si legano con il territorio e i dolci, che ma non solo i dolci, che stanno preparando il professor De Mola e le sue fantastiche collaboratrici. Io direi, se è possibile, di spostare l'attenzione su quello che hanno preparato, perché purtroppo potremo godere soltanto visivamente della bellezza e della bontà di queste zeppole. Per sottofoni si può spostare di là l'immagine? Grazie. Perfetto, perfetto. Bene, siamo di nuovo qui. Adesso, come vedete, le mie collaboratrici stanno proseguendo con la cottura delle zeppole. Quindi noi abbiamo fatto questa tecnica, utilizzato questa tecnica, spremuto l'impasto su dei foglietti di carta da forno che poi verranno inseriti nell'olio caldo e tolte appena si riesce a staccarlo, in modo che la forma della zeppola rimanga sempre ben compatta, circolare, con un bel foro. Quindi prosegue la cottura deve avvenire a fuoco moderato per circa 3-4 minuti, poi quando è pronta si deve scolare, passare nello zucchero semolato, verrà farcita con della crema pasticcera opportunamente preparata, magari in diversi punti
della ciambella in modo da farcirne più riccamente possibile. Poi si passa con un fiocchetto, si prosegue con un fiocchetto di crema pasticcera al centro della ciambella, queste sono già farcite. E si decora con una amarena sciroppata. Questo è il vassoio pronto, adesso facciamo l'impiattamento della zeppola e poi anche del baccalà. Ecco qui. Ora, per impiattare la zeppola usiamo lo stampo, una mascherina, in modo da poter spolverare dello zucchero a velo. Quindi proseguiamo in questo modo, usiamo un piatto nero. Eccolo qui. Ecco, facciamo la spolverata sullo stampo, forma di cuore, per San Valentino. Grazie, molto gentile. Quindi togliamo la mascherina e piazziamo una zeppola. Zeppolona. No, ne prendiamo una piccoletta. Ecco qui. Poi decoriamo con un fiorellino edule. Ecco qua. Prendiamo la pinzetta. Ecco qui, rosso e blu, maschio e femmina. Queste sono le due preparazioni. Nel frattempo vi faccio pure vedere, se la signora va a passare, la cottura delle frittelle di baccalà. Quindi qui abbiamo la massa, la pastella col baccalà, con i pezzettini di baccalà, abbiamo detto le verdure, prezzemolo, un profumo d'aglio. Le facciamo delle crenelle e buttiamo nell'olio. Anche qui la cottura deve essere dolce, 165 gradi, 163, 4, 5 gradi, non più, perché altrimenti non riesce a cuocere la parte centrale della frittella. Ecco qui, aspettiamo che sia cotto. Nel frattempo ne abbiamo già delle pronte. Vediamo, scusi. Allora, a Francesco facciamo assaggiare quelle appena fatte, perché sennò dopo ci critica. Sì, allora, quelle di baccalà le sto friggendo, Francesco, eh? Quindi, se vuoi... Prova. Ah, mi sentite? Si benissimo, vede. Allora andiamo sulla slide. Cinzia, si vede qua? Sulla slide successiva, intanto. Rimettimi le slide. Sì, adesso facciamo la degustazione intanto dell'altra birra e poi facciamo l'abbinamento. Adesso ti faccio, sì, riparti da capo così. Sì, sì, un attimo. Vai giù. Questa è la prima. Ecco, no, aspetta, andiamo su questa. No, aspetta. No, sopra. Ecco, sopra questo, sopra il piatto, vai. Vai. Ok, questa qua. Eccezionale, sì, perché non si rovina, rimane intatta la forma e poi si può riutilizzare, ecco qui, fino a quando non abbiamo fatto le diverse cotture. Questo viene utilizzato, la carta da forno, anche per fare per esempio i bomboloni, le graffe.
si mettono su un disco di carta, si fanno lievitare per bene, dopo quando dobbiamo metterla a cuocere, prende con tutto il mezzo foglietto, si infila nell'olio caldo. Sì. Il graffio, i bomboloni. Allora, vado Giovanni intanto, prego, prego, con la birra. Oh. Adesso abbiamo la terza birra, il nome è Hope, e questa è una Kolsch. Anche questo è uno stile, questo qui è uno stile tedesco, siamo in Franconia, per l'esattezza questa birra viene prodotta nella città di Colonia, c'è una storia molto particolare, una birra che veniva prodotta per contrastare un po' quelle che sono le lager o le German Pils, quindi birre chiare, leggere, con una nota amara anche piuttosto importante. C'è la particolarità che insieme alle Altbier di Düsseldorf, che noi conosciamo molto bene, vero Ercole? Conosciamo molto bene, vengono serviti in bicchieri piuttosto piccoli e cilindrici, no? Sono delle 0,2 che vendono un po' in giro per strada, straordinario, veramente. Ok, adesso l'apriamo, prendiamo il nostro calice, si vede, lo mettiamo a 45 gradi. Voglio che si noti la schiuma. Vado. Ok. Come dello stile birraio, la schiuma è meno importante, però sempre di grande compattezza, sempre di grande qualità. Qui abbiamo anche qui un oro antico, la birra di sale, anche in questo caso non particolarmente limpida, ma ci sta tutto, ci mancherebbe altro. La schiuma è compatta, non ne abbiamo tantissima, la mettiamo sotto al naso, eh? E qui abbiamo una nota vegetale che è dominante, importante. Anche questa è una birra di bella complessità, la luppolatura rimane determinante, ma poi arrivano note fruttate importanti, riconducibili anche alla ciliegia, addirittura alla pesca. L'agrume, che a me piace sempre, in questo caso abbiamo una bella buccia di mandarino, quindi una birra di grande complessità. Fatta bene, la mettiamo in bocca. Il corpo c'è, è medio, l'amaro è importante, decisamente percettibile, la carbonazione straordinaria, e il finale estremamente piacevole, lungo e piacevole. Adesso io ci assaggerò, mi metti l'immagine del piatto, sì. No, il piatto che esce adesso, lo baccalà. Vai avanti, eccola qua, frittelle di baccalà con marmellata di arance, molto simile alla foto che ho trovato, e anche in questo caso commenteremo se l'abbinamento è quello corretto, perché altrimenti ci possiamo anche assaggiare un'altra birra, eh? Il piatto è pronto, Giovanni? Prego. Allora, in questo caso la frittella di baccalà l'ho accompagnata con una marmellata di arancia e una marmellatina di limone. Quindi abbiamo due porzioncine, due assaggi. Le frittelle sono belle gonfie, ben lievitate, dovrebbe essere gustosissime. Buon appetito. Grazie, caro, grazie. Se non ci fossi tu, ce ne sarebbe una. Io una cosa ci tengo a sottolineare. Lo dico ai nostri ospiti online, l'enogastronomia è sinonimo di convivialità, è sinonimo di stare insieme. Io non riesco mai ad approcciarmi a questi momenti
con la massima serietà e la massima flemma. Mi piace moltissimo, mi piace ridere, mi piace scherzare, mi piace fare la battuta, perché alla fine stiamo tutti quanti insieme, parliamo delle cose che amiamo, in questo caso il cibo e la birra, ma potrebbe essere il cibo e il vino, qualsiasi cosa. Quindi questo lo dico per i puristi. Attenzione, io non sono un purista, amo fare queste cose, amo riderci, amo scherzarci. E amo anche degustare. Presentazione bellissima, il profumo, voi non riuscite a sentirlo, ve lo dico io. È eccezionale. Ci assaggiamo la salsa all'arancio. L'arancio è normale o biondo di grotta a mare? Giovanni? Normale questa. Arancio normale. Biondo di grotta a mare lo facciamo la settimana prossima perché manca una decina di giorni di maturazione. Mi aspettavo un piatto più intenso, invece no. È un piatto di buona intensità, di buonissima aromaticità, c'è una bella tendenza dolce, una discreta persistenza e secondo me questa birra dovrebbe fare il suo dovere, quello di esaltare sia il piatto e di autoesaltarsi. È finita la crema. Certe volte, quando faccio queste cose, io non assaggio mai prima, certe volte mi sorprendo. Io vi consiglio di rifare questo piatto buonissimo, di acquistare qualche bottiglia di questa Kolsch e capire che cos'è un corretto abbinamento. Qui siamo in piena didattica. Ero un po' titubante, infatti mi ero versato ancora un po' di blonde, invece devo dire che niente, che me ne mangio un altro po' e me ne bevo un altro goccio. Limone no, il limone non ce lo posso mettere, il limone. Ce lo provo? Ce lo provo. Ce lo provo. Con le pinzette girate? Salsa al limone non è invadente, è buona. Crea un grande equilibrio gustativo. Ma questa è... Ce l'abbiamo sbrigare, vedi? Niente, meglio... Ce l'abbiamo sbrigare. Meglio. L'abbinamento è con la salsa, con sta salsa all'arancio. Bravo, Giovanni. Grazie. Stai imparando però, eh? Eh sì, ultimamente... Complimenti, negli ultimi anni vedo che hai avuto una discreta evoluzione. Dal pai cipolle sei passato a queste cose raffinate, bravo. E però la cipolla resta sempre, ce l'ho messa nella salsa. La cipolla è una cosa santa. E l'aglio. Com'è? Ah, ci abbiamo qualcuno in diretta che sta senti a me, vecchio arterosclerotico e Giovanni De Mola che è più arterosclerotico di me. Salve, buonasera a tutti, benvenuti a questo appuntamento con i venerdì dell'alberghiero. Noi stiamo qua perché ci piace, perché ci divertiamo. È una cosa che richiede impegno, è una cosa che richiede partecipazione, che richiede entusiasmo. Ogni volta che la preside ci invita a questi eventi, noi diciamo la prima cosa che rispondiamo è sempre no. Però siamo presi dalla passione, siamo presi dal lavoro. Siamo presi dalla voglia di rimetterci in gioco,
di andare in diretta su Instagram, che ha milioni di ascoltatori, di andare in diretta con dei signori che stanno a casa, che preparano le ricette che noi proponiamo, che acquistano le birre o i vini che noi consigliamo. Per cui per noi è sempre una sfida, un grande piacere. Grazie a voi che ci avete la pazienza di ascoltare questi due vecchi arterosclerotici, che ormai hanno già dato, però conserviamo di nascosto ancora lo stesso smalto. Ciao. Giovanni, questo è un piatto, un antipastino caldo favoloso. Beh, questo è un antipastino caldo, a tutti gli effetti, fatto bene, estremamente piacevole, e devo dire che la frittura è fatta bene, la temperatura dell'olio è perfetta, non c'è quell'untuosità che spesso va a caratterizzare certe fritture. Però io, se sono venuto qui stasera, chi è? La professoressa Olfiani è di parte, quindi non è affidabile. Noi la ringraziamo. Io però devo essere sincero, io stasera sto qua è perché le zeppole di De Mola le conosco. Ogni carnevale ci prendo un paio di chili. E infatti lo odio per questo. Mi fa ingrassare, ma De Mola mi fa ingrassare. Con tutto il tuo buon impegno per fare palestra, eh? La palestra non sta chiusa, Giovanni. O Ercole, tu non ci manda Ercole. Quindi abbiamo assaggiato la blonde, abbiamo assaggiato la blanche e abbiamo assaggiato la kölsch. Giusto, la corretta pronuncia è corretta? Col dolce cosa ci viene? Giovanni, qui mi ci fate una bella domanda. Magari, grazie. Come? E la professoressa Olpiani ci sta le pasticche in farmacia se c'ha l'ansia. Mo ci arriviamo alla cagna. Questa. Amber Ale. Questa è una birra molto, molto particolare, anche perché c'ha un colore diverso. La cagna, come nome, potrebbe suscitare qualche... Scusa, sto parlando io, voi zitti. Subire in silenzio le angherie, zitti. La cagna ha un nome particolare, no? Poi l'immagine è molto bella perché abbiamo questo bulldog francese di grande classe, di grande fascino, oltretutto sta andando anche di moda come cagnolino, però si riferisce all'unità di misura che normalmente viene utilizzata in Spagna per definire una certa quantità di birra che va servita. Qui abbiamo un grado alcolico decisamente superiore, 7% di alcol in volume. Il grado di amaro scende un po', il colore è più alto. E naturalmente, di fronte a una birra con un colore diverso, un grado di tostatura diverso, ci dobbiamo muovere in modo diverso. Versiamo la birra.
Questa mi sa che c'è pure un bel fondo. Magari fosse. Sì, c'è diverse particelle in sospensione. Questa è un'ambrata classica. La schiuma color nocciola. Non è tanta, non è tantissima, ma è nello stile di questo tipo di birra. Ed è anche abbastanza compatta. Al naso questa già si presenta in un determinato modo, sta nota caramellata molto importante, forse non ho versato troppa, questa leggera nota di luppolo aromatico, sta nota quasi mentolata. Questo caramello che continua e poi arriva una leggera nota affumicata. Qui si sente pure una nota di frutta rossa, una bella prugna. Vabbè, basta così, mettiamola in bocca. La nota tostata diventa importante, ma questo dipende appunto dal grado di tostatura del luppolo. È una birra secca, quindi l'abbinamento con un dessert diventa veramente... Beh, c'è bei rimandi di caffè, di nocciola, di cacao amaro. No, no, bellissimo. È in vita anche al secondo sorso, io me lo faccio perché è veramente gradevole. Forse l'unico problema è la temperatura, questa dovremmo aspettare, dovremmo alzarle un po' la temperatura, ma la tendenza è quella di sbatte tutto in frigo. Oh, arriva sta zeppola, oh, devo chiamare l'alberghiere Senigallia. Ambraci per te. Che te sei qua? Questa è la zeppola di Demola. Problema della zeppola di Demola è che dà suefazione immediata. L'unica cosa che ci potrebbe salvare in questo abbinamento è la straordinaria morbidezza di questa birra. Adesso proviamo. O addirittura l'amarena. Perché tu sei più ghiotta di me, io lo so. Ovvio. Vado, eh? Giova. Disgraziato. La crema l'ho truccata un po', eh? Una crema pasticcera leggermente personalizzata. No comment. Questa è una birra che potrebbe andare bene, che so, su una crostata di noci, se proprio ci vogliamo mettere un dolce. Qui diventa estremamente coprente. E mi va un po' a mortificare una zeppola. Il mio? Sì. No, Silvia deve capire che quelle se mi ci metto, me le mangio tutte. Ho capito, ma la salute è la mia, tu che ti impicci? Ma tu non ti preoccupare. Cioè, è una birra secca, decisa, una buonissima birra. Se ci mettessi qualcosa di più consistente, ma anche una nota più boschiva, una nocciola, una noce, una mandorla, una crostata, allora con una frolla non particolarmente dolce, potrei creare il giusto equilibrio. Così con la zeppola però la birra diventa dominante, che è delicata. Però io me la mangio la stessa.
e le altre sicuramente non ci vanno bene. Comunque abbiamo fatto un'esperienza. È vero, prof, ci vogliono più amarene. Li vediamo subito? No. Non mi indurre in tentazione, ma liberami dal male. Con la lancetta dici? Ma la proviamo, io non ci credo. Io non ci credo che ci va bene la lancetta, però ce la provo. Adesso proviamolo anche noi adesso, così vediamo. È finita la birra. Ah, tu perché c'hai i gamberi, però i gamberi... No, Silvia, la birra, anche la blonda è dominante. Posso? Cioè non è che non ci sta male, però non hai un grande abbinamento. Se prima c'avevi un'esaltazione del piatto e della birra, nei due casi precedenti, qui invece no, qui c'hai proprio... ti rimane solo la birra in bocca, per cui no. Non va bene, poi dopo ecco, non è che è cattiva, ci mancherebbe, però sotto il profilo squisitamente tecnico non va. E comunque vi faccio un altro goccio di questa perché è buona. Signori, io a questo punto avrei terminato. Io vi ringrazio, mi vedete? Nel mio pieno splendore, io vi ringrazio per l'attenzione, speriamo di vederci prossimamente, vi lascio nelle grinfie dei miei colleghi che adesso vi saluteranno, grazie. Bene, allora io credo che si debba, prima di concludere con Giacomo e la professoressa Di Domenico, passiamo ancora una parola al professor De Mola. Giovanni, sì, prego, concludi la tua sezione, ecco, questo è importante. Allora, grazie, ringrazio il professor Felix per tutto quello di importante che ci ha detto. Prego, professore. Grazie, è stato un piacere. Il tema è stata la cottura. La cottura è importante. Fare il passaggio giusto nella cottura. La cottura non deve superare l'olio di 165-170 gradi, dipende dalla tipologia di alimenti che stiamo a cuocere. L'olio più idoneo per la cottura in frittura è l'olio di arachidi, ma c'è anche l'olio di oliva che per ovvie ragioni di costo viene di solito lasciato in secondo posto, altrimenti come primo componente, primo grasso, sarebbe indicato l'olio di oliva. L'olio di arachidi si presta molto bene perché ha un punto di fumo piuttosto alto e anche una buona resistenza al calore e quindi si riesce a fare diverse fritture contemporaneamente, cioè non bisogna toglierlo dopo 2-3 volte. Infatti, se voi notate, qui sto friggendo ancora, e il mio olio con l'utilizzo del termometro è sempre ben chiaro. Con tutto quello che abbiamo fritto. Abbiamo fritto parecchia roba, vedete qui sul banco abbiamo fatto diverse zeppole, diverse frittelle di baccalà, adesso sto finendo con i gamberi. Poi ancora un altro discorso importante è la, diciamo, doratura del fritto, deve essere giustamente cotto, non esagerare troppo di cottura, altrimenti dopo che succede? Se cuoce tanto, se l'olio raggiunge una temperatura piuttosto alta, libera delle sostanze nocive, le acroleine, che sono sostanze cancerogene. Quindi bisogna fare attenzione su quando si va a mangiare qualcosa di fritto anche fuori. Bisogna sempre prestare attenzione a questo fattore importante, che l'olio sia di ottima qualità, che la frittura sia fatta con i giusti criteri e che quindi non ci faccia male.
perché la croleina non fa male immediato, non fa non dà problemi immediatamente, ma è una sostanza che dà fastidio al nostro organismo con lungo andare. Ecco qui, abbiamo fatto anche dei gamberetti e abbiamo finito. L'olio è pronto. Speriamo di avervi entusiasmati e ci vediamo alla prossima occasione. Eccolo qui. Veramente una preparazione spettacolare, che è la vostra. Ci manca un po' di crema, ci è finita la crema. Bene, allora stiamo verso la conclusione. Io ringrazio Giacomo innanzitutto, perché per la sua partecipazione molto preziosa, direi, ok? E lasciamo la parola alla professoressa Di Domenico, che è la referente del progetto di venerdì all'alberghiero. Arrivederci. Grazie di essere stati con noi. Mi auguro che almeno abbiate imparato qualche tecnica, qualcosa di nuovo. Interessante è stata anche la degustazione del professor Felix, che sinceramente è una cosa per me anomala, questo abbinamento birra-cibo. Il professor De Mola si è superato come ogni volta, realizzando dei piatti molto particolari. Quindi ringrazio tutti, ringrazio anche le signore che hanno partecipato in diretta qui con noi. È stato, penso, anche per loro un piacere essere qui, e noi vi aspettiamo il prossimo venerdì e il venerdì dedicato all'alberghiero e il bere, cioè tratteremo di alcuni cocktail abbinati con lo stesso dei piatti, dei finger food. Vi aspettiamo al prossimo venerdì sempre più numerosi. Grazie per la partecipazione. Arrivederci alla prossima settimana. Buonasera a tutti.